come mai un'autoconvocazione? Beh, innanzitutto come forma di rispetto del ruolo che abbiamo e dell'istituzione che rappresentiamo. Veniamo da 50 giorni di silenzio, cioè senza nessun dibattito politico in commissione o in consiglio, in un momento in cui ci sono passate sotto gli occhi quattro manovre. Noi abbiamo chiesto di parlare di manovra quando eravamo ancora alla manovra 1, quindi non alla quarta revisione a cui siamo arrivati in questo momento, e quando abbiamo chiesto di poterne discutere ci è stato detto che non era il caso perché non sapeva ancora esattamente quali fossero le linee guida. Ieri, durante una riunione di capigruppo, quando abbiamo chiesto di discutere di manovra, ci è stato risposto che ormai la manovra è definitiva e quindi non c'è nessuna possibilità di intaccarla. E quindi noi abbiamo voluto dichiarare che riteniamo doveroso pretendere di lavorare. Hanno aderito il Partito Democratico, ha aderito l'UDC, ha aderito il Partito dei Pensionati. Occasione per raccontare alla gente e alla stampa quelle che sono le iniziative in essere, cioè tanti progetti di legge che ad oggi rimangono nel cassetto. Noi siamo per la cancellazione del vitalizio. Dopo 5 anni un consigliere regionale ha diritto ad avere un vitalizio che parte da un minimo di circa 1.500 euro e poi in base al numero di mandati sale. Vitalizio che non è una pensione, ma che si somma a qualsiasi altra formula pensionistica che esiste e che ovviamente è in continuo aumento, tra l'altro reversibile, quindi di cui possono usufruire anche i familiari, e ad oggi diventa un costo che non è più controllabile e che sta in realtà affossando Regione Lombardia, come direi in generale molte delle istituzioni nazionali. Il fatto che si discuta ad esempio del taglio dell'indennità, dell'abolizione del vitalizio, permette anche ai cittadini di sapere una volta per tutte, non tramite intervista, ma tramite proprio voto favorevole e voto contrario, quali sono le posizioni dei loro eletti. Sempre in questo periodo di pausa, come dire, dei lavori, si stanno definendo le linee guida della società Rexpo che seguirà l'organizzazione dell'evento Expo. A che punto siamo e a che punto siamo con i lavori in aula? Si parla di partecipazione dal basso, ma in realtà qui la partecipazione manca anche in alto, nel senso che noi su Expo abbiamo poco di più delle informazioni che qualsiasi lettore informato può leggere sui quotidiani o può ascoltare nelle trasmissioni. Quindi la discussione su cosa verrà dei terreni, la discussione su quali debbono essere i confini di Expo e la discussione in realtà su quale vuole essere lo spirito di Expo in Regione Lombardia in consiglio si è fermata ad una seduta che, se non sbaglio, risale più o meno ad aprile, e poi c'è stato il vuoto assoluto. Fa sorridere poi leggere in alcune intercettazioni, come ad esempio della famiglia Valle, uomini di 'Ndrangheta di stanza Cisliano, che invece stavano comprando alcuni terreni per piantarci delle attività commerciali perché sapevano che lì invece ci sarebbe stato Expo. E allora, se i confini dell'Expo vengono saputi prima dalla criminalità organizzata rispetto a dei consiglieri regionali, rimane il dubbio abbastanza antipatico che ci sia qualcuno che acceda delle informazioni che a noi invece vengono tenute nascoste.